Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Jayo Radha Madhava Kunjabi Hari. Pijana Vallava Girivarda Rija Jego Pijana Vallava Girivarda Rija Yashodhanana Vraja Janaranjana Yashodhanana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanacharya Yamuna Tira Varnachari Yamuna Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Jego Pijana Vallava Girivardari Yashodhanana Vraja Janaranjana Yashodhanana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jai Radha Madhava Kunjabi Hari Jai Shri Radha Madhava ki jai Shri Prabhupada ki jai. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Allora benvenuti al consueto incontro con lo Srimad Bhagavatam. Welcome to our usual meeting with Srimad Bhagavatam. E un caro saluto anche a chi ci sta ascoltando via internet. Our salutations also to those who are following us via internet. Allora, oggi siamo nel, leggiamo dal canto ottavo, capitolo settimo, intitolato Shiva salva l'universo bevendo il veleno. Today we are reading from the chapter 7 of the 8th canto. The title is Lord Shiva saves the universe. E leggiamo insieme il verso numero 31. We are going now to read together text 31. Nate giri trakila lokapala. Nate giri trakila lokapala. Virincha vaikunta surendra gamya.
Virincha Vaikuntha Surendra Gamyam. Stamascha. Sattvam naya brahmanirista beda. Sattvam naya brahmanirista beda. Haribol. Haribol. Uno, due, tre, uno, due, tre. Un, due, tre, un, due, tre. Adesso è andato. Scusate l'inconveniente tecnico. Nate Trakila Lokapala. Nate Giri Trakila Lokapala. Virincha Vaikuntha Surendra Gamyam. Virincha Vaikuntha Surendra Gamyam. Jyoti Paramyatra Rajastamascha. Jyoti Paramyatra Rajastamascha. Svatvam Naya Brahmanirista Beda. Svatvam Naya Brahmanirista Beda. Qualcuno vuole provare? Nate Giri Trakila Lokapala. Virincha Vaikuntha Surendra Gamyam. Jyoti Paramyatra Rajastamascha. Satvam Naya Brahmanirista Bedam. Nate Giri Trakila Lokapala. Virincha Vaikuntha Surendra Gamyam. Jyoti Paramyatra Rajastamascha. Tattvam Naya Brahmanirista Vedam. Traduzione parola per parola, leggiamo solo in italiano. Na non te di tua grazia Giritra, o re delle montagne, Akila Loka Pala, tutti i governatori dei dipartimenti di attività materiale,
Virincha Brahma Vaikuntha Sri Vishnu Sura Indra il re del cielo Kanya possono capire Jyoti lo splendore Patram trascendentale Yatra nel quale Raja l'influenza della passione Tamacha l'influenza dell'ignoranza Sattvam l'influenza della virtù Na non Yat Brahma che è il Brahman impersonale Nirishte Bedam senza distinzione tra gli esseri celesti e gli esseri umani. Senza distinzione tra gli esseri celesti e gli esseri umani. Traduzione. O Girisha, poiché la radiosità del Brahman impersonale trascende le influenze materiali della virtù, della passione e dell'ignoranza, i vari direttori di questo mondo materiale non possono certamente apprezzarla e nemmeno conoscere la sua posizione. Essa è incomprensibile perfino per Brahma, per Vishnu e per il re dei pianeti celesti, Mahendra. Traduzione. Translation. O Lord Girisha, since the impersonal Brahman effulgence is transcendental through the material modes of goodness, passion and ignorance, the various directors of this material world certainly cannot appreciate it or even know where it is. It is not understandable even to Lord Brahma, Lord Vishnu, or the King of Heaven, Mahindra. Spiegazione di Sua Divinità Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il Brahma Jyoti è in realtà la radiosità di Dio, la Persona Suprema. Come afferma la Brahma Samhita, Yasha Prabho Prabhavato Jagatam Takoti Koti Svadesha Vasutadi Vibhuti Vannama Tam Brahma Nishkalam Achantam Ashesha Bhuvam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Adoro Govinda, il Signore Primordiale, che è dotato di grande potere, uno splendore luminoso per la sua forma trascendentale, il Brahman, impersonale, che è assoluto, completo e illimitato e manifesta le varietà di innumerevoli pianeti tra le loro varie opulenze in milioni e miliardi di universi. Purport. The Brahma Jyoti is actually the effulgence of the Supreme Personality of Godhead, as stated in Brahma Samhita, 5th canto, verse 40. I worship Govinda, the primeval Lord, who is endowed with great power. The glowing effulgence of his transcendental form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete, and unlimited, and which displays the varieties of countless planets with their different opulences in millions and millions of universes. Sebbene l'aspetto impersonale dell'assoluto sia un'espansione dei raggi di Dio, la Persona Suprema, egli non ha bisogno di prendersi cura degli impersonalisti che entrano nel Brahma Jyoti. Krishna afferma nella Bhagavad Gita Mayatatami Sansarvam Jagadakayakta Murtina. Col mio aspetto impersonale pervado l'universo intero. Così la Yatma Mukti, l'aspetto impersonale, è certamente un'espansione dell'energia di Dio. I Mayavadi che desiderano fondersi in questa radiosità del Brahman adorano Shiva. I mantra citati nel verso 29 sono detti Muktam Pancho Nistadais Tovesha. I Mayavadi prendono molto sul serio tutti questi mantra nell'adorazione di Shiva. Although the impersonal feature of the Absolute is an expansion of the rays of the Supreme Personality of Godhead, he does not need to take care of the impersonalist who enters the Brahma Jyoti. Krishna says in Bhagavad Gita, 9 canto, 4 verse, Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina. In my impersonal feature, I pervade this entire universe. Thus, the Avakta Murti, the impersonal feature, is certainly an expansion of Krishna's energy.
Mayavadis, who prefer to merge into this Brahman effulgence, worship Lord Shiva. The mantras referred to in text 29 are called Mukani, Pancho Panishada Stavesha. Mayavadis take all these mantras seriously in worshiping Lord Shiva. E seguono poi tutta una serie di mantra che non leggiamo adesso. Il Brahman impersonale è conosciuto anche agli altri capi della creazione materiale, compresi Brahma, Indra e anche Vishnu. Tuttavia, ciò non significa che Sri Vishnu non sia onnisciente. Sri Vishnu è in realtà onnisciente, ma non ha bisogno di capire che cosa succede nelle sue espansioni onnipresenti. Perciò nella Bhagavad Gita il Signore afferma che ogni cosa è una sua espansione, Mayata Tammidam Sarvam. Poiché esistono altri direttori come Brahma, Shiva e Indra, egli non ha bisogno di occuparsi di ogni cosa. Naham Tvas Avistita. Here follows a long series of mantras which we are not going to read now, so we continue with the purport. The impersonal Brahman is unknown even to the other directors of the material creation, including Lord Brahma, Lord Indra, and even Lord Vishnu. This does not mean, however, that Lord Vishnu is not omniscient. Lord Vishnu is omniscient, but he does not need to understand what is going on in his all-pervading expansion. Therefore, in Bhagavad Gita, the Lord says that although everything is an expansion of him, Maya Tatam Idam Sarvam, he does not need to take care of everything, Naha Chaham Tesh Avashtiha, since there are various directors like Lord Brahma, Lord Shiva and Indra. Jai Om Magyana Timirandasya Gnanjana Sarakaya Chaksuruminitam Gnata Smai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manuvistam Stapitam Yana Bhutale Svayam Rupa Gadamayam Dadatishva Padantikam Vancha Kalpata Rubis Chakri Pasindu Bheva Chapatitanam Pavane Bhyova Istavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Allora, quando io ero molto molto giovane, molto piccolo, avevo questa domanda che mi frullava sempre per la testa e leggendo le scritture cristiane leggevo che Dio è fatto, noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio e io volevo sapere come era fatto Dio. During my childhood, a question always came to my mind, as I had read in Christian holy scriptures that we are made as the image of God, and so I wondered which kind of form God might actually have had. E quindi lo domandavo un po' a tutti, specialmente a quelli che io consideravo delle mie guide spirituali, quindi i sacerdoti. So I asked about this aspect to various persons whom I considered as spiritual guides, like priests. Ma in realtà non sono mai riuscito a trovare una risposta che mi soddisfacesse pieno. But I never found any fully satisfactory answer. Una risposta abbastanza comune, quella che trovavo, è che Dio è talmente grande, una grande energia che comprende tutto e che è troppo grande per noi per poterlo comprendere, e quindi lui si è fatto uomo nella figura di Gesù. An answer which was generally offered to me was that God in his infinite nature cannot be grasped by human intellect, so that he came down to earth in the human form of Jesus Christ in order to better connect with our limited understanding. E per me continuava a rimanere una risposta non completa. So, for me, this answer continued
to result incomplete. E questo mi ha spinto poi successivamente ad avvicinarmi alla cultura vedica e a studiare. And this slowly pushed me towards the study of Vedic culture. E qui noi vediamo nella cultura vedica come Prabhupada in questo e altri versi lui spieghi chiaramente che Krishna è il Brahman, ma allo stesso tempo neanche al di fuori e al di fuori di tutto. And here it is clearly stated in this purport that Krishna is the impersonal Brahman, but at the same time he transcends everything. Noi vediamo che in accordo alle diverse scuole filosofiche c'è chi pensa che Dio sia l'insieme di tutte le energie spirituali, quindi di tutti noi. We see that according to various philosophical schools, somebody thinks that God is the sum of the whole reality, including ourselves. E questo è un po' l'essenza della filosofia Mayavada che viene descritto qua. And this is a bit the essence of the Mayavada philosophy, which is described here. Noi siamo particelle del tutto e siccome veniamo coperti da degli strati di materia, non riusciamo a far emergere la nostra vera natura, ma quando questi vengono rimossi noi torniamo a fonderci nel tutt'uno. According to this philosophy, we are parts and parcels of the infinite, but due to the ignorance, due to the illusion of matter, we cannot see this. As soon as we gain a superior understanding, we immediately merge into the infinity of the universe. Quindi lo scopo della vita è rimuovere le contaminazioni della materia e fondersi nel Brahman, rifondersi nell'energia. So the goal of our life is to erase these contaminations due to matter, due to ignorance, and to try to merging again into the infinity of Brahman. Invece la visione dei Vaishnava, la visione che abbiamo noi, è un pochino diversa. On the other side, as Vaishnavas, we have a different vision. Noi aderiamo a quella che Chaitanya Mahaprabhu ha spiegato come la teoria della Cintya Beda Beda, la filosofia della Cintya Beda Beda Tattva. We adhere to the philosophy which Chaitanya Mahaprabhu has explained under the name of Acintya Beda Beda Tattva. Che sta a significare che noi sì, siamo della stessa natura e siamo della stessa sostanza di Krishna, ma siamo delle anime individuali che rimarranno sempre tali. This philosophy explains that yes, we share the same essence, the same nature of Krishna, but we are also individual souls which will always remain something individual. Noi viviamo in stretta simbiosi e con Krishna arriviamo quasi a fondi talmente che siamo uniti con lui, ma siamo sempre delle anime individuali. We live in a profound symbiosis with Krishna to a point that we almost arrive to the dimension of merging with the absolute, but on the other side we always conserve a part of our individuality. È un concetto, una parte importante di questa filosofia è ricordarsi che come anime individuali siamo noi che facciamo le nostre scelte, non è qualcun altro che le fa per noi. An important point of this philosophy is that as individual soul we are the authors of our choice, no one is taking these choices in our place. Perché altrimenti se semplicemente ci fondessimo noi perderemo la nostra, non solo la nostra individualità, ma anche il nostro modo di ragionare, diventiamo parte di un sistema dove è tutt'uno. Because if we could simply merge into an impersonal energy, then we would also lose our individuality, we would lose our capacity of choosing freely what we are doing. E questa filosofia difficilmente ci porta a comprendere realmente Dio, perché comunque in ultima analisi è anche una forma egoica molto sofisticata.
And this Mayavadi philosophy only seldom gives us the opportunity of understanding God's real nature, as there is always a trace of ego in all these speculations. Perché alla fine viene fuori da questa comprensione che io sono Dio. Because the result of this kind of understanding is that after all I am God. E quindi se tu sei una parte di Dio, se Dio è completo, la prima domanda che uno fa, come può una parte di Dio, se è tutto perfetto, tutto completo, essere contaminata dalla sua stessa materia che lui crea? But if a person, a human being, can be defined as God, so how can God be complete without the contribution of this part? How can, moreover, a part of God be contaminated by the ignorance caused by his own power of Maya? E quindi questo Prabhupada ci metteva molto in guardia su questo, dice: se non accetti, se non si comprende che Krishna è la suprema personalità di Dio e tutti noi in realtà siamo semplicemente dei suoi servitori, se non riusciamo a superare questo non riusciremo mai a capire realmente Krishna. If Prabhupada warned us that first we have to understand that Krishna is a person and that we are his eternal servants, otherwise really understanding our relationship with Krishna would be impossible. Tu puoi praticare molte vie spirituali che hanno questo taglio mayavadi, questo taglio impersonalista, e tu riuscirai ad arrivare molto in alto nella realizzazione spirituale, perché realizzare il Brahman non è una cosa da nulla, è una cosa molto elevata. One can practice numberless, countless spiritual ways which are inspired by this mayavadi principle, and one can also touch very high levels of spiritual realization, because of course it's not something easy to get this kind of impersonalist awareness of Brahmajyoti. But on the other side, real perfection can never be reached by following this kind of speculations. E quindi voglio dire, tutti questi percorsi, se non arrivano sulla piattaforma della bhakti, dell'amore, del servizio per Krishna, non riusciranno mai ad andare al di là e non riusciranno mai ad andare a comprendere Krishna chi è. But all these stories, if they do not enter all these speculations, if they are not channeled towards the path of bhaktis, will remain just dry philosophy without any real realization. Perché Krishna lo dice chiaramente nella Bhagavad Gita, che in molti altri passi anche del Bhagavatam, che solo attraverso un servizio offerto con amore e devozione è possibile avvicinarlo e comprenderlo. Because as Krishna states in the Bhagavad Gita, approaching him is possible only through a service in the mood of bhakti, of devotion. Se invece non fai questo, praticamente tu potrai avere delle comprensioni teoriche anche molto profonde, ma al massimo potrai arrivare a realizzare il Brahman, comprendere il Brahman. If one does not follow this path, one can maybe reach a very high, very deep, some very deep spiritual realizations, but will not be able to reach the highest level, but will simply merge into the impersonal Brahman. Che significa che la verità, la vera natura di ognuno di noi è quella spirituale, non è la materia. All this means that the real nature of each one of us is spiritual, is not material. E quindi non è un livello da poco, perché significa che quando tu hai realizzato il Brahman, tu non sei più influenzabile dalla natura materiale. When you have realized Brahman, you cannot be influenced by material nature anymore. And this is a really high realization. Quindi tu non sei il caldo, il freddo, la gioia, il dolore, la vittoria, la sconfitta. La sofferenza, la gioia sono cose che semplicemente ti scivolano addosso, ma non ti influenzano più di tanto. So,
happiness, joy, heat, cold, pain, pleasure are things which simply slip on the surface but never touch you too deeply. Tu sei, diventi Atmarama, diventi una persona soddisfatta in se stesso. You become Atmarama, that is someone who is satisfied in himself or herself. Quindi tutto quello che ti circonda lo vivi e lo osservi, ma non ne sei influenzato più di tanto. So you see and observe all what is happening around you, but without being touched too much by all this. Quindi stiamo parlando di un livello elevatissimo. So we are speaking about a very high level of realization. Ma questo non è ancora sufficiente per poter comprendere Krishna nella sua forma originale. It's not still sufficient in order to understand Krishna and his original form. A questo ci puoi arrivare attraverso il Jnana Yoga, attraverso lo studio. This can be reached by Jnana and Yoga, that is through study. Puoi arrivarci a questo livello attraverso il Raja Yoga o l'Hatha Yoga. You can reach this level by means of Raja Yoga or even Hatha Yoga. Puoi arrivare su questo livello anche praticando il Karma Yoga. You can reach this platform even by practicing Karma Yoga. Inteso come lo yoga delle buone azioni. Understood as the yoga of virtuous actions. Ma poi non riuscirai a salire quell'altro livello che ti permette di avvicinare a Krishna, che è possibile solo con il Bhakti Yoga. But then you will not be capable of approaching the highest level, which is represented by Krishna, and which can be approached only via Bhakti Yoga. E la cosa interessante è che sia il Karma, che il Jnana, che il Raja Yoga contengono Bhakti. And it's interesting to remark at any way that Karma Yoga and Jnana Yoga include in themselves Bhakti. E anche le religioni includono Bhakti. And all religions do include Bhakti Yoga. E questa è l'essenza di tutto. And this is the essence of everything. Ma a volte ci si disperde in altro e non si riesce a cogliere la parte più importante. But sometimes someone is led astray and they do not understand the most important, the nutshell of everything. E allora Krishna nella Bhagavad Gita dice ad Arjuna: attento a non perderti nel linguaggio fiorito dei Veda. So in the Bhagavad Gita Krishna warns Arjuna: do not be confused by the Vedas' flourished language. E uno dice: ma cos'è Veda? Prabhupada spiega: Veda significa conoscenza. And so what is the Vedas? Prabhupada explains that Veda means knowledge. E quindi noi abbiamo necessità di avere questa conoscenza per poter avvicinare Dio. And so we feel the need of this knowledge in order to approach God. Ma a volte la conoscenza diventa il fine. E invece è semplicemente un mezzo. But sometimes knowledge becomes the end, the final goal, while it should simply represent a way to approach God. Nell'undicesimo canto dello Srimad Bhagavatam c'è un verso che dice: Paroksha Vadovedo Jamba Jad Bhagavatam Priti Purvakam. Questo verso dice che, siccome tutte le persone che sono presenti in questo mondo materiale sono degli sciocchi, sostanzialmente, dice. In the 11th canto of the Srimad Bhagavatam we find a verse which declares that all the persons who live within this material world dimension are mainly fools. Quindi tutti noi, in sostanza. And this definition of course includes all us here too. E allora, per poter aiutare questi sciocchi che siamo noi, sono stati scritti i Veda. And so, per aiutare questi sciocchi, to help these fools like all of us here, the Vedas have been composed. E fa il paragone come quando bisogna dare una medicina ad un bambino e lui non la vuole prendere, allora viene messa dentro lo zuccherino. And this is compared to when a child does not want to take a bitter medicine, and so
the medicine is mixed with the sugar in order to make it tastier. Così lui sente il gusto dello zucchero, ma in realtà non è lo zucchero che gli si voleva dare, era qualcos'altro. So the sweet taste of sugar makes the child willing to go to swallow the medicine, even if this is not sweet, it's something else which is being given to the child. Vi faccio un esempio molto, molto pratico che piace a tutti, no? Sentire parlare ad esempio dell'astrologia e di cose correlate. I give you a very practical example. Almost everyone is interested in astrology and similar things. Le persone quando sentono parlare di astrologia, wow, c'è qualcuno che mi può dire cosa succederà nella mia vita. When people nowadays listen to something about astrology, they say, well, let us try if somebody can tell me something about my future life. Ah. Di chi? E allora chiedono, sarò fortunato, avrò dei soldi, avrò una bella moglie, avrò un buon marito, come andrà la mia vita, la mia salute, eccetera. So they ask, will I be lucky, will I find a beautiful wife, beautiful husband, how will my life go on, and so on, and so on. E quindi ci sono delle persone che sono molto esperte in queste, vanno nei dettagli, addirittura qualcuno vi può dire delle cose molto, molto specifiche, molto particolari. So there are persons who are very expert in this, they can also enter the smallest details and somebody can tell you something really very, very personal. Quindi noi ci possiamo perdere all'infinito in tutto questo. So we can get almost lost in all these theories. Ci sono delle persone che diventano talmente condizionate da queste previsioni astrologiche che la prima cosa che fanno quando si svegliano la mattina è andare a capire come si sta sviluppando il loro futuro. There are persons who are so deeply conditioned by these astrological theories that as soon as they wake up in the morning, they start considering what can happen to them according to all these speculations. Ma a differenza di questo, l'astrologia, vedi che è una scienza. But differently from all these speculations, Vedic astrology is a science. Però l'astrologo vedico, se una persona seria, non si metterà a raccontarvi queste cose, vi dirà che è una perdita di tempo, una sciocchezza. But a serious Vedic astrologer will not waste the time in this kind of predictions. Lui cercherà di aiutarvi a capire qual è il vostro karma. He or she will try understanding what your karma actually is. E non significa, non si perderà a capire voi nelle vite precedenti chi eravate, eccetera, eccetera, eccetera. So this astrologer will not try to understand who you were in your previous lives. Ma lui cercherà semplicemente di identificare in un percorso che vi porta verso la realizzazione spirituale a che punto siete. But he will just try identifying who you are, at which point you are on your spiritual path. Perché ognuno di noi, se è così, che ha un certo tipo di corpo, un certo tipo di intelligenza, è nato in una certa parte del mondo, questa è la conseguenza di azioni fatte precedentemente che lo hanno spinto ad andare avanti in un percorso. Because each one of us, if when one is born with a certain body, with a certain intelligence, with certain skills, in a certain region of the world, this is the result of a series of karmic influences, of actions and choices taken in previous lives. Quindi tu se diventi cosciente di questo, e succede un po' come quando tu hai dei soldi in banca e a un certo punto vuoi comprarti un'automobile nuova. As soon as you become you realize this, it is like when you have a certain amount of money in your bank account and you want to get a new car. Quindi se hai molti soldi guarderai una macchina molto costosa, se hai pochi soldi comprerai una macchina meno costosa. So if you have a lot of money you will rather buy a costly car, but if you do not have
too much money, then you will opt for a cheap car. Indipendentemente da quello che è successo, da quello che ti sei potuto comprare, una persona intelligente e razionale entrerà in questa macchina e cercherà di capire cosa può fare con quella macchina, con quell'auto. But independently from what you can buy, an intelligent person will enter this car in order to try to understand what can be done with that car. Allora, puoi avere una fuoriserie che ti consente addirittura di andare ad alta velocità in qualche circuito, oppure puoi avere un'utilitaria con la quale puoi circolare solo in città e poco altro. You can have a personalized car, super fast, so you can take part into car races, or you can simply have a small, normal car with which you can drive through the city. Sì, allora con quello tu riuscirai ad ottimizzare, diciamo, al meglio quello che quella macchina ti può dare. So with this understanding you will be able to take the best advantage from the kind of car or from the kind of vehicle you have got at your disposition. Tradotto per noi significa che se tu hai un corpo semplice, un'intelligenza semplice, e tu la userai per fare delle cose semplici. So if you have a simple body, a simple intelligence, you will use it to achieve simple things. E invece se sei qualcosa di molto elevato, la userai per ottenere dei risultati molto elevati. If you have some very high skills, you will use them to reach some very high results. Ma la cosa interessante è che Krishna non è interessato se tu hai una fuoriserie oppure tu sei un'utilitaria. But the principal point here is that Krishna is not interested in the fact that you may have a super fast car or a normal car. Lui gli interessa semplicemente cosa ci vuoi fare con quell'auto. Krishna is interested in what you want to achieve by means of that car. E lui è interessato, è attratto semplicemente dal servizio devozionale. And so Krishna is appealed, is interested in devotional service, simply. Da questa relazione di amore che sviluppi attraverso un'offerta di un servizio spontaneo. Krishna is interested in this loving relationship which is developed by means of a spontaneous service. Per lui non ha importanza se gli regali, se gli offri un cesto di diamanti o se gli offri un cesto di fiori raccolti nel giardino. For Krishna it does not matter if you offer him a basket full of diamonds or a basket filled with the flowers you find in a nearby garden. La cosa che per lui è importante è l'intenzione con cui lo fai. The most important thing for Krishna is the intention with which you do this. Allora, comprendere il karma dove ci ha portato ci aiuta a comprendere che tipo di corpo abbiamo e attraverso che tipo di corpo abbiamo possiamo impegnarlo al servizio. So understanding which karma we have accumulated can simply help us in order to understand which kind of body we have and how we can take advantage of it in our path of devotional service. E un'altra cosa che farà un astrologo autentico sarà quello di dirvi qual è il vostro dharma. And another thing a real honest astrologer will do will be telling you what your dharma exactly is. E non sto parlando del dharma eterno, il dharma eterno è quello di ricongiungersi a Krishna, ma del dharma temporaneo che è legato a quel corpo che voi avete. And I'm not speaking about eternal dharma, sanatana dharma, which is going back to Godhead. I'm speaking about temporary dharma, that is the duties which are linked to this temporary human form. Che significa su cosa voi dovete lavorare per migliorare la vostra condizione spirituale. In other words, this temporary dharma is the field on which you have to walk in order to progress on your spiritual path. Ognuno di noi ha quelli che vengono chiamati gli anartha, questi ostacoli. Every and each of us has these
anarthas, which means obstacles. Per fare un esempio, qualcuno potrebbe essere una persona troppo orgogliosa e quindi deve lavorare sulla modestia. In order to give you a practical example, someone can be too much proud and so he will have to work on humility. Qualcuno potrebbe essere una persona molto collerica, molto agitata. Some other person can be prone to fits of rage, to fits of anger, and some other person can be too easily excited. O all'opposto ci potrebbe essere qualcuno che manca completamente di autostima. On the other side we can have some persons who totally lack of self-esteem. Che non riesce a neanche ad avere una normale un rapporto con gli altri perché si mette sempre in una posizione sbagliata. There can be someone who cannot carry on any kind of normal relationship with other persons as he or she always starts from the wrong perspective. Il tuo dovere potrebbe essere quello di risolvere questi problemi. So your duty could be simply solving these kind of troubles. Eccetera, eccetera. And so on, and so on. Quindi l'astrologo cosa potrebbe fare? Se parliamo di un astrologo serio, abbiamo preso l'esempio di astrologi. Potrebbe darti queste informazioni all'interno di uno zuccherino. So what could a serious astrologer do? He could give you these pieces of valuable information like hidden within a sugary pill. Perché queste sono lo scopo e quello è quello di farti avanzare nel percorso spirituale e farti ritornare da Krishna. Because what's the purpose here? Helping you in your spiritual progress towards Krishna. Se invece tu diventi semplicemente molto esperto in tutte queste tecniche, in queste dinamiche, alla fine ti perdi in questo linguaggio fiorito di questa conoscenza. But if you become too expert in all these dynamics, you simply get lost in all this. E perdi lo scopo. And then you lose your orientation in life. E questo lo potremmo parlare anche della medicina, dell'arte, di tutto quello che noi le arti che ci sono nel mondo. And so here we could speak about medicine, art and so on. Noi le usiamo queste conoscenze tenendo ben presente che hanno un fine superiore. We use all these pieces of all these branches of knowledge, but knowing that they should have a higher goal. Altrimenti invece di finire di andare nella direzione in cui stiamo andando, ci perdiamo in mille rivoli. Otherwise, instead of going back to Godhead, we will simply lose our direction and simply speculate. Che invece di andare avanti verso la direzione in cui dobbiamo andare, continuiamo a rimanere in un modo o nell'altro sempre in una situazione invece che andare in verticale va in orizzontale. Because what can happen is that instead of progressing forward, we remain mired in our small situation, which does not allow us to make any kind of progress. E quindi continuiamo a rimanere nel ciclo di morti e rinascite, rimaniamo, perché non andiamo in su. And so we continue to remain chained in samsara, in this cycle of birth and death. We are born, we die, we die, we are born, we are born, we die, we are born. And so. E per concludere, l'ultimo ostacolo che le scritture ci dicono è proprio quello di arrivare ad avere una buona comprensione della materia e dello spirito, però non superare questo ultimo grande ostacolo che è quello di considerarsi noi stessi Dio. Questo in qualche maniera ci porta. It can also happen that we have gone beyond every kind of hurdle represented by matter, illusion and ignorance, but we are not capable of facing the last obstacle, and this obstacle is represented by the wrong idea that we are God. E allora rimaniamo in questa sorta di Brahman, in questa dimensione spirituale che però è una sorta di anticamera. And so we remain mired in this dimension of impersonal realization, which is
like the entrance room for another higher realization. E viene usata anche spesso l'analogia del treno. Sometimes we very often we use this analogy of a train. Se voi siete in stazione, è un orario notturno e vedete il treno che sta arrivando, voi vedete delle luci. If you are sitting in a railway station during the night and you see a train arriving, you see first you see some lights in the dark. E quindi dici il treno, lo sai che è il treno quello lì. And you say the train because you know that that is the train. Però in realtà tu stai vedendo solo delle luci. But in reality what you see are simply some lights. Poi a un certo punto, se tu stai sempre lì, il treno arriva in stazione. But while you are sitting, the train can reach the railway station. E allora, dici, vedi, ma allora ecco, non è solo una luce, qua c'è un treno, c'è una struttura, ci sono le carrozze, eccetera. But then you will discover that there are not simply lights, there is a train with the wall structures, with the wagons and so on. E tu lo conosci, ma ne conosci sempre una parte esterna. And you know it, but you simply know the external aspect. E solo quando entri dentro il treno, che allora a quel punto scopri che ci sono i sedili, ci sono varie situazioni, sono le toilette, c'è il ristorante, c'è questo, c'è quell'altro. But only when you enter the train you can discover that there are seats, toilet, restaurants and so on and so on. E analogamente, quando noi ci avviciniamo al percorso spirituale, quando avviciniamo il Brahman, è il treno, il Brahman è il treno, come la luce del treno è il treno, però è semplicemente un aspetto esterno. So when we approach the spiritual path and we have this first experience of the light, impersonal light of Brahman, yes, Brahman is the train, but it's simply one of the aspects of this. E però se vuoi conoscerlo veramente bene devi comprare il biglietto per poter salire sopra. But in order to really understand how the train is, first you have to buy the ticket in order to enter the train. E per poter incontrare in contatto con Krishna il biglietto della bhakti. And in order to have a real relationship with Krishna, the ticket is bhakti. Se no al limite lo puoi vedere solo dal di fuori. Otherwise, in the best hypothesis, you can simply contemplate it from outside. Che è già una cosa molto elevata, perché rispetto al numero enorme di persone che sono nel mondo, sono pochi quelli che vanno alla stazione. And this is already a very high result, because if we compare with the huge number of human beings we find in this world, just a few persons can approach the railway station. E quindi già sono di un livello elevato e ancora meno sono quelli che entrano nel treno. So this is not a very high number and even less persons enter the train even. Ma a differenza del treno dove i posti a sedere sono limitati. But differently from the train where we have a limited number of seats. Il treno di Krishna non ha posti limitati. There is no limit for the seats available in Krishna's consciousness. E il biglietto, il costo del biglietto è alla portata di tutti. And everybody can afford the ticket. Perché appunto non viene basato sulle capacità che tu hai o sulla ricchezza che hai, ma è basato semplicemente sul sentimento d'amore. Quello ce lo può avere anche la persona più povera e più modesta al mondo. Because the cost of this ticket is not based on your wealth or your skills, but on the intention, on the attitude with which you approach this kind of spiritual path. Jai, Srila Prabhupada, chi? Jai. Se avete qualche domanda, commento, riflessioni. Vabbè, no, volevo solo confermare che quello che hai detto sull'astrologia è perfetto, perché in realtà il segno in cui tu nasci, io so questo, che l'ho letto un po' di cose, ma è le caratteristiche o le qualità o i guna che tu hai, no? Mentre l'ascendente dovrebbero essere le qualità che dovrai sviluppare, no? Ma non ti dice chi sarai, ti dice quelle qualità che puoi sviluppare o devi sviluppare.
Quindi, però, appunto, come tu hai detto, lì non c'è l'abbati. L'amore per Dio non è scritto nelle stelle, o le stelle non sanno dirlo. I simply wanted to confirm what you have said. I have read somewhere that the sign, il segno in cui sei nato sono i guna. The sign of the zodiac under which you are born is represents the gunas, the attitudes you have developed in your past. The ascending sign is what you have to, the qualities you will need to develop in your future lives. But here there is no bhakti, this is just knowledge, because stars do not know what bhakti is, or if they know it, they do not reveal this path of divine love to us. Una cosa tecnica. Something technical. Io volevo dire, però, da un certo punto di vista, se noi andiamo a vedere, anche il percorso della bhakti include jnana yoga e karma yoga, perché è ovvio che delle azioni, seva, servizio devozionale, è in parte karma yoga e jnana yoga nel momento stesso in cui c'è lo studio della Bhagavad Gita e le sue dottrine sono comunque jnana. What I wanted to point out is that even in bhakti we find the traces of other yogas, because whenever we perform a certain action, even as a devotional service, that is a form of karma yoga. And when we study the holy scriptures, as recommended by Srila Prabhupada, that is jnana yoga. When we study Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, that is jnana yoga. E questo è corretto, perché noi, come dicevo prima, la bhakti è presente all'interno di questi percorsi. This is correct because bhakti is present within every and each spiritual path. Quindi noi cosa facciamo? Utilizziamo al fine della bhakti queste conoscenze, so queste azioni. We exploit all this knowledge, all these branches of knowledge and all these actions for the sake of bhakti. Jnana, la conoscenza, è importante nel percorso della bhakti, però bisogna stare attenti poi a non perdersi di nuovo nella ramificazione della conoscenza fine a se stessa. For example, jnana, that is knowledge, is very important in the path of bhakti, but we should not get lost in the ramification of bhakti, of jnana, which is knowledge. Prabhupada diceva che ogni devoto, ogni discepolo, ogni persona che si dedica alla spiritualità deve studiare ogni giorno. Prabhupada used to repeat that every person we seriously engage in spiritual life should study 2 ore al giorno. No, tutti i giorni. Should study every and each day. E poi all'interno di queste persone ci sono delle persone che sono particolarmente portate per lo studio. Within these persons we can also find some persons who are really inclined towards study. Allora, per le persone che sono molto inclinate allo studio, noi facciamo il possibile per favorire. And in this case we do as much as possible in order to favor these persons. Ma quando tu hai accumulato tutta questa conoscenza, cosa ci fai poi? But when you have, after you have accumulated all this knowledge, what can you do with that knowledge? Ha un senso se tu la metti al servizio di Krishna. It does make sense if you put that knowledge at the service of Krishna. E Krishna come la puoi mettere al servizio di Krishna? Interagendo a vari livelli nella società per poter far sì che le persone prendano, diventino coscienti di Krishna. And how can you use that knowledge at the service of Krishna? You can interact with various aspects of human society in order to spread the consciousness of Krishna. Altrimenti diventi semplicemente un grande erudito in un campo senza realizzazioni. Otherwise you simply become a great scholar in a certain field but without any kind of realization. Quello che viene chiamato jnana e vijnana. So we have the difference in between jnana and vijnana. Jnana è la conoscenza in sé, vijnana è la conoscenza applicata. Jnana is knowledge in itself, vijnana is applied knowledge. Che ti porta a realizzare quello che tu conosci
anche perché tu lo stai condividendo con altri. Vijnana makes it possible to you to realize what you know because you are sharing it with others. Io ho conosciuto professori che hanno una enorme conoscenza tecnica delle scritture che noi studiamo. I have met some professors who have a really deep, profound technical knowledge about the scriptures we are studying. Quindi conoscono molto bene la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, vi sanno citare a memoria un'infinità di versi. They know very well both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. They are capable of quoting by heart really numberless, countless verses. E poi vai a vedere quanto di questo in profondità hanno compreso, non da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista spirituale, scoprirai che alcuni di loro ce l'hanno veramente poco o nulla. But if you later try to understand how much they have realized at the spiritual level from this knowledge, you will discover that many of them do not really know a lot. Perché l'intelligenza spirituale non è un qualcosa che si può acquisire con dei mezzi tecnici. Because spiritual intelligence is not something which one can acquire by technical means. Krishna dice tesam satada yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam yenamam upayantite. A coloro che mi servono con amore e devozione io do l'intelligenza con la quale potranno venire a me. So that's why Krishna says to those who serve me with love I give the intelligence. E quindi lo scopo nostro è offrire qualcosa a Krishna, questo ti fa sì, offrire un servizio di devozione a Krishna, questo fa sì che ti arrivi l'intelligenza anche per comprendere quello che stai studiando. So our goal is to offer a service to Krishna and in this way you will also get the necessary level of intelligence in order to understand what you are studying. Ed è capitato molte volte che delle persone che venivano molti anni qua a Villa Vrindavana sempre come ospiti. E poi a un certo punto mi ha detto: ma cosa posso fare per fare progresso nella mia vita spirituale? And it has happened a lot of times that people who had been frequenting Villa Vrindavan since various years as simple guests later asked me what can I do to progress spiritually. E io gli ho detto, qualcuno si aspettava che gli dicessi studia a memoria quel libro, quello gli ho detto prenditi un impegno. Qualunque esso sia, in accordo alla tua natura, prendi un impegno regolare e costante, qualcosa per offrire un servizio a Krishna. And so I told these persons take an engagement, a serious engagement. Maybe they expected me to advise them about a certain book or a certain kind of thing, but I simply told them take an engagement, choose it according to your nature, but then follow it strictly. E quelle persone, le stesse persone, dopo un po' sono arrivati e mi dicevano: ah, sai, adesso ho capito quello che leggevo in questi libri, sono anni che non riuscivo a capire il significato, adesso l'ho capito. And later those same persons came to me telling me: yes, finally I have understood what I was reading after so many years, I have understood the deeper meaning of these scriptures. E qualcuno non associa il fatto che questo è dovuto al fatto che loro hanno iniziato a offrire un servizio a Krishna. But not all of them can associate this with the fact that they have begun offering a certain service to Krishna. E forse ci arriveranno a capirlo fra un po', ma in realtà è quello: offri qualcosa a Krishna e lui ti ricambia con la conoscenza spirituale. So offer something to Krishna and Krishna will reward you with the spiritual knowledge. Altrimenti rimane un qualcosa di tecnico. Otherwise everything will remain something very technical. Ma la bhakti con la tecnica non c'entra. But bhakti is not something technical. E concludo dicendovi che Bhaktisiddhanta Sarasvati, il maestro spirituale di Srila Prabhupada, and I would like to close this lesson by telling you that Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Prabhupada's own spiritual guru, che è considerato nell'era più contemporanea, nell'ultimo periodo, probabilmente uno dei più grandi eruditi del Vaishnavismo. Bhaktisiddhanta Sarasvati is seen as one of the deepest of the most erudite scholars within Vaishnava philosophy. Lui a un certo punto ha detto: attenzione a troppo jnana. He
himself, Bhaktisiddhanta Sarasvati himself warned, avoid accumulating too much jnana, too much knowledge. Attenzione alla troppa conoscenza. Keep attention, too much knowledge is dangerous. Che spesso non è il caso della maggior parte delle persone, che non hanno bisogno di averne di più. This is not the case for the majority of persons who would need more knowledge. Perché tutta questa enorme conoscenza, se non viene messa al servizio di Krishna, in realtà ti porta ad allontanarti, perché ti fa prendere orgoglio in te stesso. Io so, io capisco, io sono l'unico, io sono quello. Because all this knowledge can make you too proud. I am the only one who can understand, and so on and so on. E adesso chiudiamo perché è ora di colazione, now ma ci sono. Now we have to finish because there is breakfast. Yeah. Ma il punto è che ci sono molti episodi che coinvolgono anche Krishna e Balaram, in cui le persone che avevano troppa conoscenza, loro li hanno allontanati, o addirittura hanno risolto quel problema in una maniera drastica. But there are countless episodes in which Krishna and Balaram reject persons who are too proud of their knowledge, or they solve these problems in an unexpected way. Jai Srila Prabhupada ki. Jai.